Dal nuovo governo i cittadini campani si aspettano decisamente una svolta sui grandi temi, il caro energia, la sicurezza, la politica estera. A rappresentare la nostra regione Matteo Piantedosi e Gennaro San Giuliano, un motivo d'orgoglio per Napoli e l'Irpinia. Ma la gente ora chiede fatti e concretezza all'esecutivo targato Giorgia Meloni, la prima donna premier nella storia d'Italia. Questa è l'ultima spiaggia, spero in positivo, perché finora veramente abbiamo avuto il piacere di avere dei politici al governo. E basta con questi governi improvvisati, con tecnici. Aspettative notevoli, perché quando c'è un cambio di governo uno aspetta sempre qualcosa di positivo, ci auguriamo che le cose vadano per lo meglio, come si suol dire. Sicuramente qualche provvedimento per quanto riguarda il caro energia elettrica, perché penso che sia un dramma un po' di tutti quanti. Risolvi i problemi della disoccupazione, un po' che ci sono parecchie gente che non lavora, ne sono state licenziate. Contentissima. Anche che è salita la Meloni, molto contenta. Bollette, vabbè, quella è una cosa normale. E poi più la delinquenza che è aumentata al 100%. Per fortuna ha rinnovato anche il Ministero della Disabilità con il ministro Locatelli. Ci conto molto, ho delle belle aspettative e penso che ci sarà una svolta, speriamo nella direzione giusta. Fiero e orgoglioso, perché tra l'altro il prefetto Piantedosi, il ministro adesso, è della fascia del Partenio, di Piedestolina. Sono stato contentissimo di questa scelta. Persona per bene, gli auguriamo tutto il bene di questo mondo, oltretutto non vincolato neanche politicamente, per cui non deve dare nulla a nessuno, sono stati tutti meriti suoi quelli di arrivare a un certo livello.